difficile ricostruire la vicenda di Ernesto Picchioni, più noto come il mostro di Nerola, perché la sua attività risulta contrassegnata da tutta una serie di punti oscuri e addirittura il numero degli omicidi attribuitigli non è certo. Basti ricordare che venne processato e condannato per aver ucciso 4 persone, ma aleggiava il sospetto che ne avesse effettivamente uccise almeno 16 nell'arco di 3 anni, dal 1944 al 1947. Il numero non è mai stato possibile verificarlo e ancora oggi costituisce uno dei misteri più inquietanti di questo singolare serial killer. Ernesto Picchioni nasce nel 1900 a Ascrea, in provincia di Rieti. Nel 1946 si trasferì a Nerola, nell'allora provincia di Roma, in una casa fatiscente a 2 piani, al chilometro 47 della via Salaria, abitazione che occupò abusivamente. Con lui c'erano la moglie Filomena Lucarelli, la madre Clorinda Patuzzi e i 4 figli, Angelo, Carolina, Gabriella e Valeria. Riusciva a vivere, come diceva lui, vendendo le lumache. In breve tempo, l'uomo si fece conoscere all'interno della comunità per il suo brutto carattere e per il modo con cui minacciava chiunque. La sua aggressività lo portò nel 1946 a scontare 6 mesi di galera per aver aggredito, colpendolo con una pietra alla testa, il proprietario del fondo su cui abitava. Qualche anno prima, però, sulla Salaria iniziarono a verificarsi misteriose sparizioni. Una delle prime vittime ad essere segnalata fu l'avvocato Pietro Manni, che, per sbrigare affari importanti, dovette recarsi in bicicletta nella frazione di Ponterotto, a pochi chilometri da Nerola. L'uomo scomparve tra il 5 e il 6 luglio del 1944, mentre percorreva la Salaria. 3 anni dopo, nel maggio del 1947, fu Alessandro Daddi, impiegato del Ministero della Difesa, a cadere nel tranello di Picchioni. Daddi era partito da Roma in sella ad una bicicletta elettrica, modello cucciolo, una novità per quei tempi, per raggiungere la madre a Contigliano. Forse anche lui, come Manni, si ritenne fortunato ad aver forato nei pressi di una casa e di aver trovato un bravo uomo che gli aveva offerto un po' di mastice per riparare il danno. Mentre Daddi era chinato a riparare la ruota della bicicletta, Picchioni lo colpì violentemente alla testa, tramortendo. Per nulla impietosito dalle urla del malcapitato, lo finì tagliandogli la gola. La moglie Filomena, impaurita da quelle grida, corse per vedere cosa stava accadendo. Dalla porta socchiusa, vide tutto e capì. Il marito, accortosi della donna, minacciò di morte lei e tutta la famiglia se avesse rivelato quanto aveva visto. Così, un altro corpo andò a finire nell'orto accanto a quello di Manni. Naturalmente, i familiari di Daddi, non vedendolo arrivare e non avendone più avuto notizie, ne denunciarono la scomparsa ai carabinieri, che iniziarono immediatamente le ricerche. Questa volta, però, agli inquirenti venne fornita una traccia interessante: la bicicletta elettrica, che insieme alla stupidità di Picchioni determinò una svolta nelle indagini. L'uomo aveva iniziato ad usare il cucciolo della vittima senza preoccuparsene più di tanto, scorrazzando per il paese solo per mettersi in mostra con i suoi compaesani, facendo insospettire così i carabinieri. Un giorno il maresciallo Evaristo Acquistucci ebbe una geniale intuizione. Anziché fermare e interrogare subito il sospettato, il quale ovviamente avrebbe di certo accampato chissà quali scuse per giustificare il possesso del motociclo, attese che Ernesto si allontanasse dal paese per un matrimonio di una lontana parente e andò così a far visita alla moglie Filomena, accusandola dell'uccisione di Daddi, l'uomo scomparso nel maggio del 47. La donna, terrorizzata, cedette quasi immediatamente, raccontando una storia inquietante. Suo marito aveva infatti ucciso più volte e l'aveva sempre minacciata di morte se avesse parlato. Subito dopo questa confessione, iniziò a raccontare il modus operandi del marito. Per costringere i passanti in bicicletta,
aveva ideato una trappola perfetta. Cospargeva di chiodi piegati ad arte la strada nei pressi di casa sua. Quando gli sventurati andavano a chiedere aiuto, gli offriva anche del cibo e un giaciglio. Poi, durante la notte, li uccideva e li derubava di tutti i loro averi. Messa al sicuro tutta la famiglia nella caserma del paese, il maresciallo attese il ritorno del killer. Lo arrestò dopo una breve colluttazione e lo condusse prima nella caserma dei carabinieri di Nerola, proteggendolo dal tentativo di linciaggio dei compaesani e poi nelle più affidabili carceri di Palombara Sabina. Durante gli scavi effettuati dai carabinieri dopo il suo arresto, intorno alla casa di Picchioni vennero alla luce carcasse di cani, oltre naturalmente agli scheletri di due vittime, pezzi di biciclette e brandelli di vestiti. Poco lontano dalla sua abitazione furono ritrovati anche i resti di un tredicenne e di un uomo anziano. L'unico motivo per cui questo abile assassino uccideva le sue vittime era per depredarle. Non era guidato da turbe psichiche o ossessioni. Infatti venne sottoposto ad alcune perizie psichiatriche dalle quali risultò totalmente capace di intendere e di volere. Semplicemente voleva rubare i soldi necessari per qualche scommessa, una bevuta o una partita a carte in osteria. Al processo, la più accanita accusatrice di Picchioni fu proprio la moglie Filomena. Il 12 marzo 1949 fu dichiarato colpevole di 4 omicidi e condannato a 2 ergastoli e 26 anni di prigione, che iniziò a scontare nella cella di massima sicurezza del carcere di Civitavecchia. Da qui, dopo aver tentato di aggredire Papa Giovanni XXIII durante una visita, fu trasferito nel carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, una struttura più adatta ad individui pericolosi come lui. Non risulta che abbia mai ricevuto visite della moglie o dei figli, anche perché affermava che li avrebbe uccisi nel momento in cui li avesse visti. Picchioni morì in carcere nel 1967 per un arresto cardiaco. Sorte migliore ebbero due delle sue figlie, Gabriella e Carolina, le quali nel 1952 vennero adottate da Robert Wilbraham Fritz Auscher, un magnate americano. Non ci sono notizie però della sorte degli altri due figli e della moglie, salvo che per la lettera di un sacerdote che chiedeva aiuto per la salute di Angelo, ospite in una sorta di casa famiglia a Silvi Marina. Il caso del mostro di Nerola, come fu definito dall'opinione pubblica, ebbe una vasta eco nazionale, tanto che Picchioni fu perfino citato nel film Totò contro i quattro del 1963, dallo stesso Totò che, parlando al partner Fabrizi della persona che tirava il collo alle galline, lo definì il mostro della Salaria.